Eccoci di nuovo insieme. Benvenuti sul canale o bentornati. Oggi abbiamo un bellissimo piatto rotante e una tela che come sempre abbiamo preparato per questo nuovo video. Intanto è tutta dotata di scotch di carta, come si può vedere, e di piedini importantissimi per evitare che non si incolli sul piatto. È stata gessata già una volta, come abbiamo sempre detto, bene farlo, anche se il produttore a volte dice che sono gessate, ma in realtà non è che lo siano poi tanto, perché se sono gessate l'acrilico riuscirà a fluire e versarsi molto meglio rispetto alla tela che non ha avuto la gessatura. E allora cosa facciamo oggi? Oggi oltre al piatto proviamo una nuova tecnica, sempre parliamo di puring ovviamente, e userò anche uno strumento nuovo per scoppiare le bolle d'aria. Se avete pazienza, fra poco vedrete l'attrezzo all'opera. Allora, come sempre, cominciamo prima però a mettere un po' di bianco, bianco di titanio, in questo caso Amsterdam, che sono gli acrilici che uso per lo più, devo dire la verità, perché mi trovo molto bene con questi. E quindi facciamo una prima stesura con il bianco per preparare il fondo poi a quello che andremo a fare. Quindi con una spatola ci aiutiamo a stendere tutto. Ok. Fatto, ecco, anche adesso, allora, la spatola, come abbiamo già detto tante volte, non la mettiamo nell'acqua perché rischieremmo magari di farla arrugginire. La puliamo semplicemente con un pezzo di carta e eliminiamo così tutto l'acrilico che gli abbiamo messo sopra e sotto. Ok, ecco fatto. Bene, adesso l'attrezzo magico di cui vi ho parlato per scoppiare le bolle d'aria è questo. Questa volta ho esagerato. Ci sono ben due posizioni, più caldo e meno caldo. Io direi, vista anche la tela abbastanza piccola e la poca superficie che abbiamo da scaldare, partiamo con la posizione 1, che è quella meno calda. Proviamo a fare una botta di posizione 2, vediamo che succede. Ecco, c'è anche la luce, quasi, è il calore che si diffonde. E direi che per adesso questa basta. Allora, cominciamo a versare i nostri colori. Allora, la palette di oggi sarà turchese. Quindi turchese, cominciamo a mettere un po' di turchese qua sopra. Quello che andiamo a fare adesso è prendere questo nero che è stato lavorato con del silicone. Lo metto su una spatola e vediamo l'effetto che produce sul colore sottostante, ok? Allora, la spatola è questa. Pronti? Via! Guardate la magia. Chiaramente
avendo il silicone sotto, produce tutto questo motivo, disegno, che è poi quello che più ci piace del Puring. Che ne dite? Questo silicone è veramente magico. Andiamo a vedere il rosa cosa combina. E il turchese cosa combina? Proviamo adesso a muoverlo un po', vedere cosa fa. È chiaro che più lo tiro, lo streccio, come si dice, più queste aree si allargano. Adesso possiamo ritornare con il nostro nero a vedere cosa succede. Che ve ne pare? Vi piace? Possiamo lavorare ancora un po' sul tilting, farlo muovere un po'. Ok, io direi che qua possiamo anche potremmo anche fermarci qua. Aggiungo solo un po' di bianco qui. Ok, che mi sono rimasti scoperti questi. Ecco, io mi fermo qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate magari scoperto qualcosa che non conoscevate. Se è così, vi chiedo un pollice alzato e un'iscrizione al canale per non perdere i prossimi video, che sono tantissimi. Grazie di essere stati con me fino ad ora. E un arrivederci alla prossima. Domenica, come sempre, ne uscirà un altro. A presto!